Ministro, noi non siamo intervenuti in discussione sulla mozione di sfiducia perché questa non è la nostra mozione di sfiducia. La nostra mozione di sfiducia è quella che ha firmato tutto il centrodestra perché noi riteniamo responsabili della questione banche, di quello che sta succedendo, tutto il governo. Perché è tutto il governo a firmare ed avallare i decreti che sono stati in discussione in Parlamento e sono oggi in discussione sugli organi di stampa. Riteniamo responsabili e riteniamo responsabile tutto il governo di alcuni favoritismi fatti ad una parte della finanza e di alcuni favoritismi fatti a Banca Etruria, la banca del giglio magico, Ministro Boschi. Vi riteniamo responsabili perché voi avete fatto dei provvedimenti dove quella banca, la banca del giglio magico, è sempre stata inserita. Tra questi il provvedimento sulle banche popolari, dove voi avete inserito il limite di 8 miliardi di attivo, esattamente quello che sarebbe servito a Banca Etruria per rientrare in quel decreto. Il provvedimento salvabanche e il recepimento della normativa dell'Unione Europea, Ministro, poi lei dovrà ancora dirci se ha partecipato a quel Consiglio dei Ministri o no, sposta l'azione di rivalsa dei singoli risparmiatori sui commissari, sui nuovi commissari. Il diritto di rivalsa di gente che oggi ha il portafoglio vuoto è stato completamente cancellato. A quelle persone si sono tolti i soldi con le truffe ed oggi voi togliete loro anche un diritto di giustizia che credo debbano assolutamente avere. E questo è il recepimento della direttiva dell'Unione Europea, Ministro. Non avete utilizzato il fondo intermediario di tutela dei depositi? E avete detto che non si poteva utilizzare, ma la Commissione europea e Banca Italia ci hanno detto una cosa estremamente diversa. Avete sbagliato e ve ne siete accorti troppo dopo. Avete sbagliato dando una priorità che era quella del salvataggio di una banca rispetto alla salvaguardia di tutti i risparmiatori. Oggi ancora in quest'Aula, dopo le parole del Presidente del Consiglio, ci raccontate che è stato il vostro governo a commissariare Banca Etruria. Da un Ministro delle Riforme e da un Presidente del Consiglio ci si aspetta che almeno si dica la verità. Il potere della Banca d'Italia non è ancora nelle mani del Presidente del Consiglio. Quella banca è stata commissariata su indicazione della Banca d'Italia. Questa è la verità. Avete votato in Consiglio dei Ministri il decreto sulle banche popolari 5 giorni dopo l'annuncio del Presidente del Consiglio a tutto il mondo che avrebbe fatto quel decreto. Quell'annuncio ha provocato un inferno borsistico dove qualcuno ha guadagnato in 4 giorni 10 milioni di euro. Noi vogliamo sapere chi è quel qualcuno e abbiamo il diritto assoluto di saperlo. Ci sono ricostruzioni giornalistiche ad oggi mai smentite che quella banca, la Banca Etruria, era al servizio con crediti su investimenti di alcuni familiari del governo. La banca del giglio magico. Voi, Ministro, oggi ci dite, lei, Ministro, oggi si dimentica di tutti questi passaggi, ma noi oggi, se le diciamo e se vi diciamo che la responsabilità è di tutto il governo e non di un singolo ministro, e se c'è differenza tra la mozione nostra e quella presentata oggi dai 5 Stelle, dobbiamo assolutamente motivare la sfiducia nei suoi confronti, perché noi voteremo quella sfiducia. Intanto, Ministro e Presidente, mi consenta di dire al collega Verini di
di leggersi tutta la storia che ha citato sull'istituto di credito. Nessuno di quei risparmiatori è finito sul lastrico, come oggi finiscono sul lastrico i risparmiatori di questa banca. Voi siete i maestri delle mozioni di sfiducia personali. Oggi non potete dire ad altri che strumentalizzano con mozioni di sfiducia personali. Voi avete insegnato a tutto il Parlamento nella storia come si fanno e si scrivono le mozioni di sfiducia personali. Ministro, lei il conflitto di interessi non lo deve giustificare. Non va attestato che lei ha un conflitto di interessi. Lei l'ha già certificato con l'assenza nei consigli dei ministri dove si è trattato dei decreti che riguardano queste banche e questa banca. Lei il conflitto di interessi l'ha certificato lì. E poi oggi, come in questi giorni, ci venite a dire che non ci sono due pesi e due misure. Ci venite a dire che la legge è uguale per tutti. Ma voi siete arrivati qui partendo dalle manifestazioni della Leopolda, dove avete detto a tutto l'arco parlamentare e a tutta la politica che voi sareste stati gli integerrimi, coloro i quali sono al di sopra di tutto, coloro i quali non hanno i conflitti di interessi, coloro i quali faranno rispettare l'etica e la moralità della politica. Lo avete fatto con arroganza e supponenza e continuate a farlo, nonostante oggi i fatti, Ministro, ci dicono qualcosa di diverso. E noi oggi votiamo la sfiducia nei suoi confronti per questo motivo. Non si può insegnare a parole l'etica e la moralità in politica e nelle istituzioni quando quelle parole vengono diffuse su richieste di dimissioni per ministri cancellieri, De Girolamo e Lupi, che non mi risulta, Ministro, lei abbia mai difeso. Allora, se vuole attenersi a quelle parole, a quelle dichiarazioni, a quegli inviti alle dimissioni, oggi lei non dovrebbe essere in quest'Aula, ma si sarebbe già dovuta, coerentemente con quello che ha sempre detto, dimettersi il giorno prima o qualche giorno fa. Buon lavoro, Ministro. Oggi riceverà ancora una volta la fiducia di quest'Aula, ma mi creda, non sarà né una sua vittoria né una vittoria del Partito Democratico, che oggi ancora una volta dimostra la sua completa incoerenza con la storia, ma soprattutto dimostra che tra quello che ci dite e quello che fate c'è di mezzo un oceano.